passato, dove non era prevista alcuna retrocessione, il clima sarebbe stato diverso. In realtà non è stato così. Da qui la decisione, poi sofferta negli ultimi 10 giorni da parte della prefettura di Salerno, di vietare l'accesso allo stadio da parte dei supporter rossoneri, di consentirlo unicamente ai tifosi granata che abbiamo visto assiepati tra l'altro nella curva nord. Allora andiamo a sentire in collegamento il sindaco della città di Nocera Inferiore, Manlio Torquato. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Dunque, io volevo innanzitutto commentare con lei, sindaco, quanto mi veniva un po' guardando, osservando le immagini in diretta sulla canale Rai Sport, quindi in diretta nazionale, l'immagine che abbiamo dato purtroppo ancora una volta di questo sud, di questo mezzogiorno che non va avanti, anzi, che probabilmente fa molti passi indietro per quello che si è verificato. Qual è la sua idea? Guardi, notoriamente io non sono un acceso, accanito tifoso, sono un tifoso della mia squadra perché sono nocerino. E credo che altrettanto notoriamente io ho impresso anche nell'azione della nostra amministrazione, per convinzione culturale e personale, un forte senso della legalità e del rispetto delle istituzioni. Però devo dire, e non vorrei che questo facesse scandalo, che qui non bisogna seguire la scia delle ovvietà né fare lo scaricabarile, perché tutti sono bravi nel fare questo. Io credo che l'impostazione della gestione per l'ordine pubblico di questa vicenda sportiva sia stata, l'ho detto qualche giorno fa, tirato per i capelli a dover intervenire perché volutamente ho mantenuto un profilo basso anche a costo di tenermi le critiche peggiori di una parte della mia cittadinanza, ma poi l'ho detto qualche giorno fa, quando veramente si era raggiunto il colmo della misura, anche con dichiarazioni di alcuni esponenti politici non nocerini, che non si può accettare. E non lo si può neanche oggi accettare, di scaricare sulla tifoseria l'esito di questa vicenda. Guardi, non lo dico per demagogia, perché so che una parte della tifoseria non mi ha affatto vicina, ma per obiettività, per rispetto di una comunità che rappresento. Guardi, stamattina con alcuni amici dicevo. L'ultima partita che ho visto, tranne un Nocerina L'Aquila di alcuni anni fa, è stata Salernitana Nocerina al Vestuti. La prima partita che ero disposto ad andare a rivedere era Salernitana Nocerina Larecchi. Io credo che si sia tenuta troppo alta la guardia preventiva, con uno sbocco che è stata questa protesta simbolica, su cui ovviamente non mi pronuncio perché non conosco le dinamiche quali sono state, ma che alla fine dei conti tocca, commenta, questa forma di protesta simbolica, il primo vulnus che si è creato allo sport, che non è il risultato della partita in sé, è la impossibilità di vedere da vicino i propri colori dopo 25 anni all'interno di una competizione che è la competizione calcistica per definizione della provincia di Salerno. Non lo sono Salernitana Cavese, non lo sono Nocerina Paganese, è Salernitana Nocerina. De Luca, quando venne a fare qui la campagna elettorale, parlò di due capitali, non la fece per me la campagna elettorale. Ebbene, due capitali è la spiegazione di questa attenzione. Salerno e Nocera sono per definizione i due epicentri della provincia salernitana, lo sono storicamente, culturalmente. Ed è chiaro che per quanto io possa anche, diciamo, non conosco, ripeto, le vicende nello specifico di questa giornata, ho invitato i tifosi a non andare a Salerno, l'ho fatto pubblicamente, ho invitato tutti a mantenere la calma, ho ribadito il mio rispetto per le decisioni delle istituzioni, anche se in cuor mio, come fatto personale e privato, potevo non condividerle.
ma oggi, Sindaco, le chiedo scusa, voglio tra finire l'altro, solo no, questo io concetto. volevo Oggi, giusto... oggi bisogna capire che il primo, diciamo, vulnus a questa vicenda è avvenuto ben prima della competizione calcistica. Certo, c'era anche, c'è anche la possibilità, perché è una delle forme di risposta a questa impossibilità di seguire la partita, la possibilità di rispondere giocando al massimo la partita per dare il meglio di sé. Ma quando lo si fa lontano dai propri colori e dalla propria tifoseria, quando lo si fa sapendo che il risultato tutto sommato è inutile, perché questo è un campionato, come loro ricordavano, senza retrocessioni, quando le due squadre notoriamente non sono in predicato di una promozione, e quello che resta è il colore del calcio. Peraltro, vorrei ricordarlo, perché non lo si dice, ripeto, io non sono un tecnico e rispetto le decisioni delle istituzioni e le rispetto anche quando in cuor mio mi pesano, magari posso non condividerle perché sono un'istituzione di territorio, ma insomma l'istituzione di territorio deve rappresentare la propria comunità, lo deve fare con gran senso della legge, rispetto, imparzialità, ma anche con la fermezza di non far passare l'idea che Nocera non sia quello che invece non è, che i nocerini non accettano lezioni di civiltà da altre città o da esponenti politici di altre comunità, come purtroppo è accaduto. E voglio aggiungere anche in coda questa considerazione, prima che lei possa poi farmi una domanda, o una qualche domanda se intende farla. Aggiungo, mi dicono che esiste, io lei sa che io ho messo a disposizione di tasca mia a suo tempo degli abbonamenti per ragazzi indigenti, no. C'è la tessera del tifoso che garantisce o dovrebbe garantire un'affluenza delle persone che non hanno pendenze, che sono corrette, che non mettono a rischio. Beh, quello è il meccanismo per controllare. Così facendo si è così anticipato il livello di guardia, di attenzione, si è così caricata di tensione che si è finito col creare una tensione diffusa sul territorio. I timori che noi tutti avevamo, polizia, forze dell'ordine, istituzioni democratiche, era quello che nel frattempo sul territorio, io invito veramente alla calma tutti per questa giornata e per le giornate che verranno, sempre e comunque, qualunque cosa dovesse dirsi o accadere, e il rischio è quello di diffondere, era di diffondere tensioni diffuse sul territorio. Scontri magari che vanno fuori dal calcio. Il meccanismo è stato quello di non aver canalizzato, a parere mio è stato sbagliato. Poi ripeto, non sono io a prendere queste decisioni, perché non posso che prendere atto delle decisioni altrui, questi sono i poteri che la legge conferisce a ciascuno, ma alla fine dei conti non è che è stata scritta una bella pagina, ma non possiamo dire che la bella pagina non è stata scritta, sia stata scritta la non bella pagina sia stata scritta solo sulla vicenda della partita durante l'orario della partita, perché già da prima si poteva agire e ragionare diversamente. Certo, insomma, ovviamente potevano essere diverse le strade, quella intrapresa dalla Prefettura di Salerno è quella di garantire, la preoccupazione di garantire l'incolumità delle persone che sarebbero andate allo stadio oggi, lei dice probabilmente questo ha esasperato ancora più gli animi, questo però non giustifica l'atteggiamento avuto da questo gruppo, che non sappiamo composto da quante persone di ultra, che questa mattina hanno voluto forzare la mano, o meglio probabilmente la discussione si è incardinata in maniera tale da poter poi verificare poi quello che è accaduto. Diceva Peppe della Morte nel collegamento, probabilmente sì, la libero subito, solo per dire questo. Io non so nel dettaglio che cosa sia regolarmente, realmente voglio dire, accaduto e in che termini. E questo non lo sappiamo. La raccomandazione che faccio però è che i fatti si giudicano quando sono noti e certi. Non si butta in pasto all'opinione pubblica la cattiva reputazione di nessuno finché non si è certi dei fatti. Ed è questo probabilmente che ha dato, così ha creato tensioni, il fatto di far passare, hanno giocato a Salerno i napoletani, giocano a Verona i napoletani, ci sono sfide micidiali che vengono garantite con i presidi di ordine pubblico
Indubbiamente nell'autonomia di prefettura e questura si è deciso di fare altro, ma comprenderà che vi è stato, e io non posso non condividerlo, ma comprenderà che magari si è creato un clima di indiretto alone negativo sul discorso delle tifoserie e quindi delle popolazioni. È questo che ha creato la forma del disappunto. Poi, ripeto, la reazione poteva essere magari quella di dire ma viva Dio, voglio giocare la partita a mille e la voglio vincere, ma comprenderà che giocarla senza il calore della propria tifoseria vicino lascia un po' con l'amaro in bocca. Bene, oggi la società è dimissionaria, secondo lei che cosa accadrà a questo punto? Solitamente l'amministrazione comunale dovrebbe avere anche qui un ruolo in situazioni normali, non in dimissioni dettate da altre motivazioni. Io credo questo, voglio dirlo perché insomma io non è che voglio fare quello che viene a cavalcare l'onda dei sentimenti populisti, d'altronde per carattere non sono fatto per niente così. Lei ricorderà che in un incontro poco teso con la società e una parte della tifoseria tenutosi presso l'aula consiliare del nostro comune, quando si trattava di salvare la società, io tenni senza timore delle critiche e dei fischi che ricevetti a tenere nettamente separate le sfere di competenza tra istituzioni pubbliche che agiscono nel rispetto della legge e le società private che agiscono nel rispetto delle leggi di mercato, che sono ben altre cose. Ciò nonostante, quindi tenendo fermo quel binario di condotta e quindi senza volere accarezzare il pelo a nessuno o il favore popolare, dico che quella società, quella cordata, che peraltro notoriamente non è neanche vicina alle mie personali posizioni, ha compiuto uno sforzo importante nel mantenere in quella fase in vita la società calcistica, lo ha fatto in autonomia senza che il comune ci rimettesse il denaro pubblico, perché il comune mio tramite non ci avrebbe rimesso denaro pubblico. Ciò nonostante devo dire che adesso quella strada tracciata debbono portarla fino in fondo, perché ognuno si assume il viaggio che intraprende. Io l'ho fatto col mio comune, con le difficoltà che vive, lo faccia la società con la propria squadra. Quindi questo è il suo invito, io la ringrazio per questo intervento.